in viaggio, direzione la libera università di Alcatraz, un luogo che ho scoperto per caso da una ricerca su Google, come parole chiave vacanze alternative Umbria. Non sapevo di preciso cosa stessi cercando, alternativo rispetto a che, mi sono anche chiesta, ma forse era proprio Alcatraz quello di cui ero alla ricerca. Cosa so di questo luogo alla partenza? Che è un agriturismo, un ristorante, uno spazio di energia creativa. C'è anche chi mi parla di un revival anni 70 o chi si preoccupa che io non vada in una lontana prigione. Insomma, non ho ancora le idee ben chiare su cosa sia Alcatraz, ma sono molto curiosa e soprattutto ho un'intervista fissata col suo fondatore. Che cos'è Alcatraz e perché? Perché è nata? È nata per una concatenazione di motivi, cioè da una parte io venivo dall'esperienza degli anni 70, dal sogno di fare la rivoluzione in Italia ed era chiaro ormai che non ce la facevamo, e forse meglio così, per cui c'era l'idea di lavorare sul piano culturale perché c'è un problema di cambiare, diciamo, il modo di pensare delle persone. E io avevo fatto questa cosa assurda nel 79 di fare un progetto per l'enciclopedia universale, come quella di Diderot, ma più sexy, l'unica enciclopedia rilegata ancora viva, e prendere tutte le nuove idee che erano venute fuori sull'educazione dei bambini, la storia, il sesso, la religione, eccetera, eccetera, e cercare di raccogliere, sistematizzarle, no? Le scoperte del campo della psicologia, cioè tutta la roba che era venuta fuori dagli anni 70 come contenuti, come nuovo rivoluzione del pensiero. E d'altra parte io ero venuto in campagna con una ragazza meravigliosa di cui ero follemente innamorato, che era fuggita con un altro, ero restato da solo, depressione, proprio a piangere tutte le notti, pensando come potevo morire io dopo che erano morti tutti quelli che conoscevo, che a cui volevo bene. Dopo 8 mesi di questa cosa, da solo, senza strada, senza telefono, senza nulla, ho detto vabbè, o torno a Roma o mi suicido o faccio, sto qui e faccio qualcosa, che, no? Per cui ho messo insieme questa idea dell'abbazia medievale, no? Ci sono i barbari, ti ritiri in montagna, inizi a lavorare, a trascrivere i libri. E poi questo sogno iniziale di fare 22 volumi, perché ho fatto tutto il piano dell'opera con tutti i titoli, ne ho scritti 40. Contemporaneamente abbiamo iniziato a fare i corsi in questi 38 anni siamo sempre di più diventati a quello che oggi è l'attività principale, cioè produzione di siti internet, libri, spettacoli teatrali, video, attività varie, progetti vari, sociali e non sociali. No, cioè, com'è cambiata negli anni la Libera Università di Alcatraz? Vabbè, è diventato, cioè, all'inizio era proprio una specie di campeggio per reduci della rivoluzione. All'inizio proprio il ristorante era solo vegetariano biologico, poi biologico non sapeva nessuno cos'era e trovare la roba biologica era un incubo. Quando iniziamo a fare i corsi il primo anno nell'82, c'era un corso di mio padre, c'erano 70-80 persone, e al terzo giorno di cucina vegetariana mio padre arriva all'una, quando c'era gente in tavola a mangiarsi il riso integrale con le lenticchie, e butta sul tavolo 20 polli dalla rosticceria nei sacchetti così, e io ho visto la gente mangiasse i polli senza aprire il sacchetto, cioè proprio, capito, con la mano dentro strappavano pezzi di stagnola, plastica, cosa, e lì ho capito che non potevi imporre nulla, e per cui siamo passati da un'idea di tu vieni qua io ti insegno qualcosa, vieni qua fai quel cavolo che vuoi. Poi se vuoi parliamo pure anche di qualche cosa che può essere interessante. Per il resto come struttura non è cambiata. Abbiamo fatto vari periodi, c'è stato un periodo in cui siamo occupati tantissimo di tossicomani, disabili, pazzi, gente che scappava perché il marito voleva ammazzarla, insomma situazioni sociali limite. È stata un'esperienza veramente forte, molto interessante, che a un certo punto abbiamo dovuto abbandonare perché le ASL ci prendevano per il culo, cioè ci mandavano i casi impossibili, appena stavano meglio li ripigliavano, cioè scusate,
Cioè, tu riesci a tirar fuori una persona dalla merda, la riporti a Parma, la metti a fare il magazziniere, e quello dopo sei mesi, che cosa succede? Che sta con la spada nel braccio, in coma. Allora, anche no, cioè, o facciamo dei progetti per cui poi tu immagini un reinserimento di queste persone in un sistema che poi... Sono persone che hanno bisogno di essere, di avere una collettività in giro. Noi non facevamo nessun tipo di terapia, nessun tipo di niente. Cioè, vieni qua, lavori, ti paghiamo, la denaro terapia è fondamentale. Cioè, io i soldi che pigliavo dalla ASL poi li giravo a queste persone. E poi abbiamo fatto un lunghissimo periodo in cui una grossa parte del lavoro erano gite scolastiche e vacanze per bambini. Anche lì è un'esperienza grandiosa, però dopo 8 anni le gite scolastiche le facciamo ancora, ma avere qua 100 bambini di cui sei pure responsabile tu, a dire fare le notti in bianco, girare questi di notte, già verso i 12 anni scappavano, andavano nella caccia, cioè, una roba, capito? Mai successo niente di gravissimo per fortuna. Però insomma anche lì a un certo punto ho detto se vogliono venire vengono con i genitori, infatti adesso facciamo vacanze per bambini con i genitori, attività bellissime, però poi la notte te le porti a casa tua e controlli tu che non ti scappi. E lì abbiamo lavorato anche con ragazzi con gravissimi problemi di criminalità, è stato un grande periodo di sperimentazione nel fatto che esiste un altro sistema di affrontare i problemi, che oggi tra l'altro sarebbe di grandissima attualità, ma non, sembra che non ne freghi niente, neanche che capiscano il problema. Cioè, a noi ci arriva a un certo punto 10 ragazzini che avevano demolito un albergo, ma non danneggiato, avevano sradicato i water, sradicato i rubinetti, allagato un albergo di 4 piani, una quantità di danni spaventosa. E cosa abbiamo fatto? Questi sono arrivati, noi avevamo questi cavalli agricoli da lavoro da montagna, che sono i cavalli più intelligenti del mondo, molto più di puro sangue, mezzo sangue. Scendono questi ragazzini dal pullman, io a quel tempo lavoravo i cavalli tutto il giorno, e io prendo 5 cavalli, prendo 5 ragazzini e li metto in piedi sui cavalli, che è una cosa semplicissima, se il cavallo sta immobile come un tavolo non è pericoloso. Però loro non lo sapevano, loro venivano da Milano. Quindi tu arrivi in mezzo al bosco, ti mettono in piedi su un cavallo Polaroid, questo sei il tuo cavallo, poi fatto prova a tutti, queste cose qui, poi, allora, questi sono i vostri 10 cavalli per i prossimi 15 giorni. Vuoi sapere come funziona o ti arrangi per i fatti tuoi? Questi degli angeli. Cioè erano loro che ci aiutavano a spingere le carrozzine, cioè non hanno... Perché? Perché gli dai una passione, hai fiducia in loro, gli dai una responsabilità vera, cioè io gli ho dato veramente il cavallo, no? Così come ragazzini che hanno il problema contrario, cioè sono totalmente succubi, totalmente perdenti, gli fai domare i cavalli. Io mi fido, io so che tu sei in grado di domare un cavallo, tu sei una belva, non c'è problema, ma piglia e doma il cavallo, ti faccio vedere come si fa, lo faccio con te. Quando un ragazzino così ha domato un cavallo, poi che cosa succede? Che l'ultimo giorno, alle 2 di notte, lo becchiamo con l'asciugamano sulle spalle che sta andando giù in piscina perché ha appuntamento con una ragazzina. Alle 2 di notte nella foresta, con i cinghiali, le volpi, i tassi, cioè qui abbiamo avuto pure l'orso, per cui, capito? E poi ai ragazzini ne raccontavamo di più per cercare di frenare. Cioè, la madre di questa ragazzina mi ha telefonato in lacrime, cioè, che è successo, grazie, questa mangia l'insalata, come avete fatto? Infatti, io ho fatto fare qualcosa di appassionante. E quest'ultima fase è una fase che riguarda appunto produzioni, stiamo facendo produzioni anche molto complesse, cioè, ad esempio stiamo facendo un progetto di rilancio di Gela dal punto di vista culturale, economico, turistico, artigianale, agricolo. Abbiamo formato un gruppo di persone di Gela, abbiamo incontrato tutte le associazioni. Tutte le associazioni mi hanno detto, possiamo esservi utili? Che cosa potremmo fare per voi? Che cosa vorreste fare? L'interesse che vi forniamo? Contatti, cose, non soldi. Noi, no? Io vengo e ti appoggio. Poi di queste 50 associazioni, dalla parrocchia al Lions, Rotary, cioè proprio, capito, non, senza nessun tipo di
Abbiamo parlato con tutti i partiti politici, abbiamo parlato con chiunque avesse, potesse darci delle informazioni. Abbiamo formato questo gruppo di persone e facendo un progetto per cui due diventeranno gestori di un sistema di albergo diffuso, bread and breakfast, uno diventerà gestore del sistema di qualificazione di prodotti agricoli, riconoscimento, DOP, eccellenze, slow food, eccetera. Un altro gli interessa, ma non imponendo noi, no? Perché poi anche lì la cosa, cioè, se io ti dico devi fare questo non lo fai, no. Mettiamo insieme 10 persone e vediamo che cosa viene fuori, senza avere un progetto. Il progetto, la formazione è come si fa a fare un progetto assieme. Quando tu hai capito quella cosa lì, poi sei, dal punto di vista lavorativo imprenditoriale, sei un mostro, perché hai capito il meccanismo, perché è il nostro modo di lavorare. Noi lavoriamo a rete, ognuno fa quello che vuole. Alcatraz fa parte di una rete in cui ci sono 80 tra cooperative, professionisti, associazioni, e nessuno comanda. Se uno ha un progetto trova i soldi per farlo, poi singolarmente parla con tutti quelli che gli possono essere utili, che è il sistema di lavoro del teatro, eh? Non è che io semplicemente ho trasferito sull'ecologia o su iniziative sociali il metodo di lavoro del teatro. C'hai una rosa di gente con cui ti trovi bene, devi fare lo spettacolo, ti serve il scenografo, il costumista, un attore, un'attrice, questo, quell'altro. Ed è un metodo di lavoro molto interessante e io mi diverto moltissimo a verificare che tutto può funzionare al contrario. Cioè ti dicono che si deve fare così, beh, vediamo. Che a me i risultati che avete in questo mondo non mi piacciono. Allora, mi interessa, no? Alcatraz è un posto dove in 38 anni sono incontrate migliaia di persone attirate probabilmente in parte da questo, perché comunque la densità di gente che arriva qua e ti racconta storie pazzesche. Adesso c'è un gruppo, stiamo facendo una roba di mi racconti le cose assurde che ti sono successe nella vita. E c'è una ragazza che ci ha fatto morire da ridere. Questa ha fatto il record di subire rapine. Però da un certo punto in poi è stata una roba pazzesca, perché lei si trova che gestisce questo ristorante, bar, una cosa economica, alle 11 di sera entrano tre con i cappelli da cowboy, la calza sulla faccia e i fucili a carne mozze, e questa non vede i fucili, quindi gli va incontro e gli dice oh, te manca il cavallo, eh? E inizia un dialogo assurdo in cui questi c'hanno, e poi lei si rende conto e c'è più di ma perché me lo punti alla gola? Ma scusa, ma spostare un attimo, ma si spara. Ma guarda che questo diventa un disastro, ma te ne rendi conto, ti rovina la via. Ma quanto pensi di fare questo colpo? E non riesci più a smettere di parlare. A un certo punto questi dicono, va bene, ok, qui non teniamo più, e se ne vanno. Rinunciano a fargli la rapina. Cioè, ma sono uscite delle storie incredibili, e tu vedi da come te lo racconta che è vera, perché poi vedi la tipa e dici sì, te credo. Cioè, se gli ha detto così, con questa voce qua, questo che stava tutto, anche lui terrorizzato di fare una rapina, va a casa, non c'ha più voglia, cambia mestiere. Il nome. Io facevo Il Male, che era questa rivista di satira, per cui era tutto il gusto, fai poi cattivi, no? Allora fai un giornale, Il Male. Un agriturismo, come lo chiami? Alcatraz, cioè è ovvio, no? La pubblicità del primo anno era la vita è una prigione, cerca un carcere dal quale si possa evadere. Alcatraz. Perfetto. Con uno con la tutina a strisce da carcerato, tipo Banda Bassotti. Aspetta, poi ci c'è anche la versione comunque quella ufficiale che è Alcatraz in linguaggio Apache vuol dire gabbiano. L'isola di Alcatraz è l'isola dei gabbiani, quindi c'è una riscoperta del significato positivo di un ente negativo. Bravo. E invece gli ospiti di Alcatraz, che persone sono? Sono persone di non è possibile, ho fatto varie discussioni con dei manager sul target, Alcatraz non ce l'ha. Nel senso che tu trovi veramente, ma è una cosa impressionante, trovi qualunque strato sociale. Anche perché poi, siccome noi abbiamo i prezzi elastico, per cui se tu non c'hai soldi non paghi, questo, hai capito? Cioè noi abbiamo da quello che sta proprio in situazioni allucinanti a il giudice, il webmaster, la ballerina, l'operaio, il disoccupato, il pensionato, facciamo le gite scolastiche per cui ti arrivano da 2 anni a 18, lavoriamo con le università, quindi che target c'ho?
non ce l'ho il target. Il target è persone curiose. Si potrebbe tracciare un target di quelli che non verranno mai a Alcatraz, perché comunque Alcatraz è un posto normalissimo in realtà, come vedete, non è che uno viene qua e rompe i coglioni qualcuno, però c'è questa cosa che è una comunità. Abbiamo fatto sì, quando all'inizio abbiamo fatto 8 mesi di comunità, poi abbiamo sciolto perché è partita la rissa proprio, le gelosie, quello, non guardare la mia donna, c'è scene proprio. Quando uno è salito sul tavolo con una roncola, io ho capito che non c'era la maturità per fare, per gestire la comunità, deve essere un'autorità, ci deve essere uno che fa il leader, io non sono capace. Nonostante insomma che sia un posto normale, non sei obbligato a mangiare niente, non puoi andare, c'è lezione, se ti interessa ci vai, se non ci interessa non ci vai, se vuoi arrivare in ritardo, arrivi in ritardo, se vuoi andare a metà, no? Di quelli che sono venuti qua facendo i guru li abbiamo mandati a quel paese. Siamo laici, però se uno è religioso siamo entusiasti per lui, perché avere fede è meraviglioso, poi invece uno non ce l'ha un altro paio di mani. Io ho fede in altre cose, comunque, ma fede ferrea. Riguardo al laboratorio di yoga demenziale, com'è nata questa tipologia? Ma semplicemente perché mi sono accorto che arrivavano persone da tutto il mondo che insegnavano le discipline più diverse, ma facevano riferimento a un pacchetto di trucchi. Cioè l'attore e il cantante sanno usare la voce in un certo modo, è la voce naturale che c'hai quando c'hai 4 anni, io insegno solo cose che sai già in realtà, cioè che hai già fatto quando eri piccolo o che hai fatto in certi momenti, ma però non sono identificate. Io non sono un guru, non sono uno psicanalista, un terapeuta, non faccio niente, semplicemente ti faccio notare che tu quando fai una certa cosa, quando vai in bicicletta usi la muscolatura in maniera diversa da quando regoli l'orologio. Allora, è una cosa interessante perché tipo puoi capire che sei molto più forte di quello che pensi, perché quella muscolatura quella là, che è quella della scimmia per dirti, no? Oppure c'è stata una ricerca fantastica che hanno letto l'Università di Basilea tutte le biografie di tutti gli artisti e scienziati del mondo, cercando il momento che descrivevano quando gli è arrivata l'idea geniale. Ad esempio, nessuno stava al tavolo da lavoro. Tutti stavano facendo qualcos'altro. Allora, questa cosa qui è un principio della creatività. Tutti raccontavano che hanno passato un sacco di tempo a studiare, poi un sacco di tempo a fantasticare, che è il pensiero passivo, cioè tu stai lì come quando eri un bambino, lo so, fa benissimo, no? Ti metti a giocare con i soldatini, non è che fai dei ragionamenti, ti vengono delle immagini, ma non stai sforzandoti quando stai a misurare, contare, confrontare, classificare, ti stai sforzando, mente razionale. L'altra è la mente infantile, no? E poi c'è un terzo momento che ti arriva la famosa eureka, l'illuminazione, e poi devi saper leggere, perché a prima vista un'idea geniale sembra un'idea stupida, no? Il signor Biro non è che sogna la penna Biro, l'ha sognata, che è già questo, no? Non riusciva razionalmente a risolvere il problema, a chi gli succede passeggiando, a chi facendosi la doccia che c'ha l'idea geniale, questo gli viene mentre sogna. Ma che cosa sogna? Un bambino che dà un calcio a una palla che finisce in una pozzanghera, rotola, esce e bagna l'asfalto. Se lo sogno io non ti invento la penna Biro. Quel sogno lì, per lui, ma anche perché si è messo lì e ha detto che sogno curioso, non ha detto che cazzata. La differenza tra quello creativo e quello non creativo è che quello non creativo butta via le idee geniali perché non ha paura di sbagliare, no? Mentre invece quell'altro si diverte a fantasticare su un sogno assurdo. Dici, ma che te ne frega? È bello nella vita fantasticare sulle cose, ogni tanto inventi la penna Biro e fai 20 miliardi di euro. Il laboratorio invece nel bosco che state facendo, create opere anche attraverso progetti che vi vengono mandati? Sì, questo è stato un gioco particolare che ha fatto Eleonora Albanese per un po' di tempo. Praticamente lei faceva un bando, un video, diceva ci sono questi 5 oggetti, provate a miscelarli come volete voi e poi io lo costruisco, e poi c'era anche un invito a cena, una cosa così. Non è una cosa che facciamo in maniera stabile, quello che facciamo in maniera stabile è che se uno ha una scultura che vuole esporla può portarla qua, la piazza dove vuole, quando non gli va più di lasciarla qua, se la viene a ricaricare, ed è una cosa libera, gratuita, che non comporta nessuna fatica per noi,
ma diciamo noi offriamo una serie di servizi di questo genere. Poi facciamo dei laboratori creativi, che è un'altra cosa. Molte delle statue che ci sono in giro è 50 persone che vengono qua per un fine settimana e che ci avete voglia di fare? C'è un laboratorio creativo, per cui non è che c'è uno che comanda. Vengono fuori delle idee, a volte viene fuori l'idea di fare una statua alta 4 metri, a volte viene l'idea di fare un video, di fare un pezzo teatrale, di fare... è una cosa molto fluida ed è molto divertente proprio perché le persone si stupiscono. All'inizio sembra un po', ma come, non hai un progetto chiaro di quello che deve succedere, veniamo qua e non si sa cosa dobbiamo fare. Sì, il divertente è quello, è deciderlo. Se tu vieni qua, io ho già deciso quello che devi fare, può darsi che tu ti trovi bene, può darsi che tu ti trovi male. Sicuramente io faccio una gran fatica a importi la mia decisione, ma se invece c'è un gruppo di persone che sono qua, vogliono fare qualcosa di divertente, se no non venivano qua, no? Andavano a Rimini, le vacanze normali, quelli vengono qua, hanno voglia di provare a fare qualcosa, no? Uh-huh. E poi si inizia a chiacchierare e vengono fuori delle idee. A volte tra l'altro sono venute fuori delle idee geniali che poi hanno portato a libri, che poi sono stati pubblicati, a eventi, video, cose. Non è una cosa per finta. Ecco, la differenza tra questo e i core è che noi poi facciamo delle cose che quando funzionano poi ci sono migliaia di persone che le usufruiscono. Per cui, siccome la gente lo sa, chiaramente non è che ogni volta che fai un laboratorio ti viene fuori. Sicuramente vengono fuori delle esperienze interessanti, perché comunque le persone giocano, si mettono alla prova, capiscono come funziona il meccanismo creativo, che è quello che ho appena descritto, sicuramente aumenta la loro fiducia in loro stessi, sicuramente sul lavoro abbiamo poi avuto, diciamo, il racconto, no? Poi magari ti vedi dopo un anno e dici, ma sai che poi quella cosa l'ho usata, no? Ad esempio uno che va a fare una gara per un contratto pubblicitario colossale e lui è un piccolissimo studio pubblicitario, si trova con quattro colossi e questa cattiveria che fanno le aziende è che c'è una specie di disfida. Ogni azienda presenta la sua campagna pubblicitaria, parliamo di campagna pubblicitaria con poi budget di milioni di euro, no? No? Per cui vale la pena. E lui dice, vabbè, siccome sono il più piccolo io resto per ultimo. Gli altri fanno tutto il loro show, ognuno aveva slide, ballerine, clown, cioè capito? Cioè, vado a concorrere per 10 milioni di euro, mi sbatta un attimo. Quando è il suo turno, la domanda era come faresti la campagna pubblicitaria della nostra ditta nel prossimo anno. No? Quando è il suo turno lui dice, ma guardate io... guardato la campagna pubblicitaria che avete fatto l'anno scorso, è molto bella, secondo me dovreste rifare quella. Chi ha vinto la gara d'appalto? Lui. Ed era vero, aveva detto la verità, aveva detto che in effetti avevano fatto uno spot. Come spot era difficile batterlo, allora se ti interessa facciamo delle cose parallele, ma quello è vincente perché lo devi cambiare, giusto perché arriva un'altra ditta. Non c'ha senso, no? Cioè, questo modo di ragionare è terra, che non te la tiri, cioè la caratteristica che io vedo di positivo, non tutti, però diciamo, mediamente, c'è sta qualcuno che se la tira meno, che viene qua, qua se tu la sera arrivi vestito in abito da sera, tutti dicono ma come sei elegante, e l'altro è vestito in ciabatte e pantaloncini, tutti dicono ma sei proprio carino, ma non c'è, veramente la cosa... Dice, anche perché non, molto potrebbe essere quello se vestito da sera per scherzare o non per scherzare, ma che ne sai, ma che te ne frega, è comunque divertente stare una tavolata in cui c'è uno con cravattino a farfalla messo proprio 1800, quella e quell'altro è vestito da samurai, ma a volte tutti vestiti, no? Ma che te frega, ma perché devi avere il target? Però la cosa che io credo di essere riuscito a fare è siamo riusciti a mettere assieme un mix di, dobbiamo fare il culturale, diciamo, metasegnali che incentivano alcune persone, evidentemente disincentivano altre persone, ma che però non sono segnali ideologici, cioè il fatto che tu arrivi a tavola e ti servi e poi porti pure il piatto e mangi con le tovaglie di carta serve a per mettere tutta la qualità nel cibo. Abbiamo cibi veramente i meglio
io non spendo i soldi per le tovaglie. Cioè, siccome non posso farti pagare, cioè, se no dovrei farti un pranzo a 60 euro, allora come faccio a farti a 25 euro un pranzo a 60 euro? Taglio una serie di cose e poi te sprechi pure te. Questa cosa qui è insopportabile per alcune persone. Essere serviti in un ristorante è fonte di angoscia. Servirsi per me è una cosa, cioè di lusso, cioè il lusso massimo qual è? No? Io sono andato in Svezia nel ristorante del Nobel, no? Quello che ospitano, sì, cioè esse il service, il fatto che non c'è il bordo, se voi guardate qua, qui non c'è il bordo, la staccionata tranquillizza, non c'è nessuno in divisa, tu arrivi qua, non trovi quello che dice, arriva la gente, chiede a un cliente, a un ospite, scusa, e quello gli risponde, capito, come se fosse il gestore, perché è una situazione, cioè, se ti piace stare qua, stai bene, se devi dare un'informazione, la dai, anche se non sei tu il segretario dell'ufficio, della reception, il concierge, che te ne frega, dici, vabbè, devi andare lì, e non funziona così. Io ho visto, guarda, era non come adesso, perché era il momento di massima fioritura, c'erano cioè tutti questi alberi, arrivano, c'era anche pure il pratino tutto verde, tutto perfetto, arrivano una decina di ragazzi, giovani, ragazzi e ragazze, proprio schiamazzanti, vestiti benissimo, cioè, tutti, arrivano ai gradini lì. Cioè, non è che entrano nel ristorante e dicono non mi piace l'arredo, arrivano qua, per me era the top, cioè in mezzo alla foresta, uno spiazzo di verde, tutto fiorito, cioè io la mattina mi alzavo, sentivo vabbè, e sento un ragazzo che dice, e noi dobbiamo mangiare sto schifo? Pigliano e se ne vanno. No. Allora, semplicemente cos'è? Non ci sono gli alberi potati con la forma, non c'hai la statua greca finta, non c'hai la staccionata, non c'hai la panchina. Allora ci sono tutta una serie di simboli che sono però simboli che ti organizzano e ti tranquillizzano. Sicuramente questo è un posto che, siccome non ha questi simboli strutturanti, la gente si sente più libera, però se uno invece vuole stare in una situazione contenitiva, perché ci sono persone che hanno bisogno, no? Cioè hanno bisogno che vedono tutto identificato, allora qui c'è il prato è segnato dove finisce, oltre il prato c'è la foresta, non facciamo confusione, perché se confondiamo il prato con la foresta capisci che mi sento male. Ma si sentono male, ma se ne vanno. Cioè noi abbiamo una percentuale bassissima che però c'è di gente che dice scusate, no, vai, ti restituiamo pure le caparre. Noi siamo alternativi, ma non alternativi perché siamo la comune, perché cosa, perché tutti la mattina all'alba si devono mettere a fare ma che siamo alternativi, perché facciamo la gara di barzellette, ogni tanto c'è uno scemo che inizia con le canzoni degli anni 70, poi non li fermi più, che te da dire, c'è la gente che fa le passeggiate, se cerca le erbette le porta in cucina e poi ci fanno la frettata. È alternativo, io continuo a incontrare persone che dicono sono anni che voglio venire a Alcatraz, perché non ci vieni? Cioè, perché ci sono? Alcatraz ha questa immagine, sa che poi cosa fanno di notte? Perché la scelta è proprio del posto, in realtà mi sono innamorato di una ragazza che aveva la casa a 10 km da qua, abbiamo girato con le mappe militari per 20 giorni, abbiamo affittato questo posto. Abbiamo girato per altri 6 mesi a vedere se c'era qualcosa di meglio, poi questo era il posto che doveva essere e così è stato, forse doveva essere, forse no, ma comunque così è stato. Invece comunque per l'ambiente ci tengo a dire che abbiamo vinto, perché cose che nessuno ha fatto, cortei per l'Italia, giornali, cose, il prezzo dell'energia elettrica dal sole e dal vento è andato sotto quello del carbone e quello del nucleare, del gas, del petrolio, di qualunque cosa. Oggi il modo più economico e conveniente di produrre energia elettrica è sole e vento. Quindi abbiamo vinto. E questo per adesso è in alcune zone, tipo molto soleggiato pure sull'Atlantico, ma entro 5 anni sarà anche in Italia. Per cui non è che non c'è problema del cambiamento climatico, è che abbiamo... Se dovevamo essere buoni
per fermare il cambiamento climatico sicuramente il pianeta cesserà di vivere, perché la gente è, ahimè, una certa percentuale di cattivi o di stupidi sono sufficienti per rovinare tutto. Adesso siamo sicuri che anche i cattivi, se hanno un minimo di cervello, riescono a vedere la differenza tra pagare un kilowatt uno o pagarlo due, e forse conviene anche loro pagarlo uno, quindi abbiamo vinto. Inoltre abbiamo scoperto come far fuori le plastiche che sono restate in giro, come produrre plastica, gasolio eccetera, comunque dai vegetali, scarti alimentari, non roba che si può mangiare, che Bush provò a far fuori un terzo dell'umanità facendo la benzina dal mais, ma era una cattiveria. Mo' adesso non serve più farlo, quindi l'ambiente sta bene, bisogna adesso curarlo perché sono fatti danni epocali, però prima non c'erano, quando noi abbiamo iniziato a sperare questa cosa. Io ho scritto un romanzo in cui succedeva questo, che gli ecologisti vincevano, l'ho scritto nell'82, Morbide Galassie, che c'è proprio questo, cioè una società che nasce per occuparsi di ecologia, risolvono il problema e poi si mettono a fare altro. Abbiamo dovuto aspettare qualche annetto, insomma. Io credo che nella creatività ognuno riesca a trovare un proprio spazio. Cioè la creatività non esclude, la creatività lascia margini per ciascuno, e nel momento in cui ognuno si trova il suo spazio per, cresce molto di più nella sua voglia anche di fare. Ecco. Comunque io sto facendo una polemica sul Fatto Quotidiano in televisione, ma sono proprio in minoranza assoluta, sul fatto che se tu hai passione non esiste l'idea del sacrificio. Io posso anche far fatica a fare uno spettacolo, ma lo faccio per passione, cioè per me è grandioso. Comunque sono grato al cielo di avermi dato la possibilità di fare uno spettacolo. È chiaro che poi è dura recitare con 39 di febbre quando non ce la fai alzarti a letto. L'ho fatto io, ho visto fare i miei genitori, i miei zii, i miei amici. Però lo fai con entusiasmo, cioè anche se stai a Peperini, cosa che non potrei fare, qualcosa di sacrificio. Cioè, vuol dire, una persona che ami sta malata, la curi, avresti voglia di andare a ballare e invece la curi, ma perché se andassi a ballare saresti più male che a curarla. Cioè, anche lì non è un sacrificio, è che dove vuoi che sto? Se stai male devo stare vicino a te, ma non che devo perché c'è qualche... Semplicemente è il mio piacere, no? Cioè mio padre mi ha sempre insegnato, fai quel cazzo che vuoi che campi di più. Legge fondamentale. La mia prima giornata ad Alcatraz sta volgendo a termine. Penso che ce ne saranno molte altre mentre mi respiro ancora un po' di energia pura e di pensiero divergente. Intanto per oggi, da questo non carcere dal quale non mi va di evadere, porto a casa tante risate, voglia di stare insieme e pensiero positivo, con una leggerezza che è l'altro volto della profondità di pensiero.